Ciao a tutti gli amici di Mr. Student, oggi siamo al liceo scientifico Giovanni da Procida per intervistare i ragazzi che si sono candidati come rappresentanti di istituto. Sono quattro liste e hanno tutte delle idee diverse. Allora, siamo in compagnia di Vincenzo Carbone, Luca Matano, Fabio Nunziante. Allora ragazzi, qualcuno che presenta la vostra lista, nome, insomma, chi siete? Allora, sono il capolista della voce degli studenti. Si chiama così apposta perché noi non siamo la testa, ma siamo appunto la voce, siamo solamente i rappresentanti e gli ambasciatori delle istanze di tutto il corpo studentesco. Quali sono i vostri progetti, cioè i punti che proponete nella vostra lista? Allora, principalmente la nostra idea è nata da quella di creare un'alternativa al programma scolastico normale, attuale, che è vecchio. E diciamo il metodo principale per creare questa alternativa sarebbe quello di creare una didattica alternativa con dei corsi pomeridiani. Poi abbiamo fra le nostre proposte l'una autogestita, che è un nostro diritto sancito dallo statuto. Ci proponiamo di riuscire a dialogare con la questura per mettere delle camere in succursale, una almeno parziale risoluzione del problema edilizia in succursale e anche in centrale, ci sono dei problemi non indifferenti, e poi anche altri punti. Gli altri punti che avevamo in mente di proporre erano la sensibilizzazione, ovvero la collaborazione tra tutti gli studenti del Da Procida, e soprattutto la risoluzione di quei problemi riguardo beni essenziali come le tendine oppure la carta igienica oppure le porte nei bagni, che potrebbero tranquillamente risolversi con il contributo di 90 euro annuale facoltativa. Inoltre vorremmo riproporre un progetto già incominciato da Gianni Fiorito, l'ex rappresentante del Tasso, che è quello del comitato mensile dei rappresentanti di istituto di tutte le scuole di Salerno. Uno che dice i punti deboli che hanno avuto i rappresentanti scorsi a cui dovreste, diciamo, rimediare? La prima obiezione, la più facile, che viene mossa all'operato dei rappresentanti scorsi è quella di aver imposto la loro figura come re della scuola e non come rappresentanti in sede. È anche il motivo per cui noi ci chiamiamo voce degli studenti. Cioè il nostro proposito è quello di porci nei confronti di ragazzi come megafono e come voce, per dare a loro la possibilità di esporre le loro disagi, le loro opinioni e prendere la loro posizione. Noi siamo qui e vorremmo essere lì, ovvero dietro quella cattedra nell'Aula Magna, soltanto per rappresentare quelli che sono i loro voleri e i loro bisogni e non per portare avanti i nostri interessi. Perché dovrebbero votare voi invece di votare appunto le altre liste? Allora, noi non siamo qui per rubarci, diciamo, tra virgolette, dei voti, ma siamo solo dei gruppi di ragazzi, cerchiamo di proporre qualcosa per la scuola e che vada bene per la scuola e per gli studenti. Siamo solo la voce e dobbiamo cercare di portare avanti tutte le proposte che ovviamente sono utili e intelligenti per la scuola. Lista SIC Parvis Magna, mi chiamo Alessio Cotecchia, sono di quinta N. Michele Guida di quarta I. Antonio Barca di terza L. Alessandra Robustelli di terza L. Salvatore Ferro di quinta H, capolista. Nunzia Plaitano di quarta I. Matteo Ferrigno sempre di quarta I. E Pasquale Picella di quinta B. Allora ragazzi, perché del nome della lista questo? Allora, la frase è una citazione di Sir Francis Drake. Va detto, e significa che dalle piccole cose si arriva alle grandi. In pratica noi ci proponiamo di pensare obiettivi semplici ma raggiungibili. Negli anni almeno in cui io sono stato a scuola si è mirato sempre a un qualcosa di più grande di noi, molto spesso a un qualcosa che poteva essere promesso, poteva essere decantato in ogni modo, ma magari era un po' più distante. Proponiamo di migliorare la vita di ogni studente, la vita che ogni studente dovrà avere nel liceo per 5 anni, 4 anni, 3 anni, quelli che saranno, subito, cioè con delle piccole cose che possono portare a grandi cambiamenti e a grandi vantaggi per gli studenti, perché alla fine siamo qua per loro. Dei punti della lista riguarda l'assemblea. Vorremmo creare un'assemblea parallela per ottimizzare i tempi, ovvero creare un'assemblea in Aula Magna ed una in palestra, dividendo i rappresentanti, così si possono ottimizzare i tempi e sono avvantaggiati sia i ragazzi della succursale che quelli della centrale, che molto spesso vengono messi da parte per
dare, diciamo, più tempo ai ragazzi della succursale. Molto semplicemente dico che i rappresentanti dell'anno scorso, alcuni si sono candidati anche quest'anno e di conseguenza mi pare illecito e scorretto comunque dire determinate cose, quindi comunque per quanto ci riguarda manteniamo un contegno e di conseguenza comunque questa la passiamo, diciamo, perché ogni scuola ne ha dei propri punti deboli, però comunque essendo dei rappresentanti dell'anno scorso candidati anche quest'anno, noi non vogliamo comunque, diciamo, infangare, denigrarli, e perché siamo persone che vogliono tendere al corretto e di conseguenza, diciamo, le cose cioè lasciamo così le invariate, le cose come stanno. Parlo a nome di tutti, credo che abbiamo tutti una personalità abbastanza forte da riuscire a portare avanti quelle che sono le esigenze e i bisogni di tutti i ragazzi, perché noi pensiamo a tutti i ragazzi, perché sappiamo che dal piccolo di tutti i ragazzi si può tirare fuori il grano. Saluto per Mr. Student. Saluto dalla lista Sick Barbie Smagna in collaborazione con Roberta Ungaro. Ciao Mr. Student. Ciao mamma. Un altro punto molto importante della nostra lista è la sensibilizzazione, che è molto importante perché dobbiamo renderci conto che comunque siamo parte. Ma questo è un credito, è molto brava. Importante perché è molto importante. Ma poi un altro termine, ma che cazzo? Dici a me. Posso giusto dire l'ultima cosa. Yuff. Yuff. Aspetta, dai un secondo. Martina, aspetta un attimo. Intanto. Allora, tattico, capi, sono l'unico. No, perché non è possibile. Lo so, Alfieri. Ho un compagno abbastanza disdicevole al mio fianco qui. Un attimo. Vorrei dire giusto un'ultima cosa per quanto riguarda Nova Botaglia, la base. Okay. No, lo so, ma questo mi guarda e ride. Rivediaci, che cazzo. Vorrei fare una domanda a Roberta, se è così. No. Vabbè, ma tu chi voti? Durante l'assemblea siamo andati là e poi. Scusa, aspetta un attimo. Ma a voi che fumo lei, no? Come? Puppa! Questa è la.